Il Libro delle Lamentazioni ci dice che le misericordie del Signore non sono finite, anche se le cose vanno male, ed è bene aspettare in silenzio che il Signore risponda e intervenga a suo modo, sapendo che sarà un intervento decisivo e buono. Dal Libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace. Ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me la mia anima. Questo intendo richiamare alla mia mente e per questo voglio riprendere speranza. Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo. Per questo in Lui voglio sperare. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio. Quando la città di Gerusalemme venne assediata e distrutta dall'esercito babilonese, sembrò che tutto fosse finito. Il piccolo gruppo di ebrei superstiti pensò che l'alleanza con Dio fosse rotta definitivamente. Il tempio era distrutto, la città rasa al suolo, la popolazione deportata in Babilonia, la terra occupata dai nemici stranieri. Sembrava che non ci fosse più speranza. Un piccolo gruppo rimase insieme al profeta Geremia nella terra che il Signore aveva promesso al suo popolo, ma rimasero intorno alle macerie e negli anni successivi alla catastrofe fecero memoria di quello che era capitato. E per celebrare gli anniversari della distruzione di Gerusalemme composero alcuni testi poetici di lamento, di pianto, di pentimento nei confronti del Signore per invocare il suo aiuto nella disgrazia. Il Libro delle Lamentazioni è proprio il risultato di questa raccolta di 5 poemi di pianto per una disgrazia nazionale. Non è la semplice morte di una persona, ma è un dramma moltiplicato per centinaia di persone morte. È il dramma di una città distrutta. Pensate cosa vuol dire non solo perdere tante persone care, ma vedere radere al suolo tutte le proprie abitazioni. I pochi superstiti si trovano in una situazione di dolore immenso. Hanno l'impressione che non ci sia più domani. La terza lamentazione parla al singolare, come se fosse un uomo solo che si lamenta davanti a Dio, ma è il popolo intero che fa voce in una sola orazione. E dice a Dio: sono l'uomo dei dolori, sono rimasto lontano della pace, ho dimenticato il benessere, ho visto scomparire la mia gloria e la speranza che veniva dal Signore è andata in fumo. È un lamento, è il pianto
poetico di una persona che rappresenta tutto il popolo. Ma non è un lamento sterile, non è un atteggiamento ripiegato su se stesso di chi semplicemente si lamenta, ma è una preghiera che pone davanti al Signore il dramma della nostra morte. Quando mi ricordo della mia miseria, dei miei passi che girano a vuoto in mezzo a queste macerie, è come se avessi bevuto del veleno, amaro come l'assenza. La mia anima se ne ricorda e si accascia, mi sento venire meno, mi cadono le braccia, non ho più forza. Eppure, proprio di fronte a questo grande dolore, voglio richiamare alla mia mente il motivo fondamentale della mia fede. Di fronte a quella situazione veramente brutta, il testo profetico ispirato da Dio vuole richiamare il fondamento. È quello che dobbiamo fare noi nei momenti di difficoltà. Però, per essere pronti ad affrontare le difficoltà, dobbiamo pensarci prima e dobbiamo parlarne quando non ci sono i problemi. Possiamo parlare della morte e del senso del morire come in questa occasione in cui riflettiamo semplicemente sulla nostra realtà. Di fronte al dramma concreto, quando c'è la perdita di una persona cara, quando c'è il dolore vivo per una disgrazia, non si possono fare ragionamenti teologici. Bisogna vivere di rendita, se la rendita c'è. Questa preghiera, questa meditazione che facciamo è accumulare una rendita che può servirci un giorno. Si tratta di richiamare alla memoria questo fondamento e crescere nella convinzione, in modo tale che quando servirà possiamo avere degli argomenti per parlare a noi stessi. Non può essere un altro che venga a dirci dall'esterno il senso che ha il nostro dolore. Ognuno di noi deve ritrovare in se stesso quella forza di fede che ha maturato, su cui ha pensato, su cui è costruita la propria vita. Voglio richiamare alla mia mente il fatto che le misericordie del Signore non sono finite. Quando sembra che tutto vada male, quando sembra tutto finito, quando sembra non esserci più speranza, voglio dirmi che la misericordia di Dio non è finita. C'è ancora spazio per il suo intervento. La sua compassione non è esaurita. Quando a me sembra che sia finito, in realtà finito non è. E il Signore ha ancora uno spazio di azione. Oltre la morte, il Signore agisce e la sua misericordia opera. Le sue misericordie sono rinnovate ogni mattina. Ogni mattina in cui ci alziamo e rivediamo la luce è il segno della misericordia di Dio. E un giorno ci alzeremo nell'altra vita e vedremo la luce nuova e comprenderemo il senso di tutto quello che abbiamo vissuto in questa vita. Comprenderemo che buono è il Signore con chi spera in Lui. Comprenderemo il senso di tutte le vicende, anche dolorose, che abbiamo vissuto in questa terra. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene aspettare la salvezza. Proprio quando abbiamo l'impressione che il dolore sia grande, troppo grande,
superiore ad ogni nostra aspettativa, allora è bene aspettare la salvezza, che viene solo dal Signore. Aspettare e desiderare è un bene, ed è bene farlo in silenzio, di fronte al caso concreto di questa sofferenza e di questa morte. Non possiamo usare delle parole, anche teologiche, per spiegare il senso. È il silenzio il modo con cui possiamo compatire, soffrire insieme a chi soffre. E anche sulla nostra pelle, quando proviamo dolori grandi, il silenzio è la cura. Ma non è un silenzio vuoto. È la presenza del Dio che salva, e anche se non si fa sentire, agisce. E quindi, adesso che non ci sono i problemi, dobbiamo ricordare, richiamare alla nostra mente il fondamento. La salvezza del Signore arriva, il Signore opera e la sua misericordia non è finita. Quando c'è il dolore e il nostro cuore è preso e angosciato, allora il silenzio è la strada giusta, ma un silenzio pieno della presenza divina. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, perché spero in Lui e lo attendo come le sentinelle attendono l'aurora, con grande desiderio che venga giorno. Che venga il giorno in cui vedrò il Signore e comprenderò tutto.